Ciao, bentornato. Voglio condividere con te un arrangiamento di Smoke at Your Eyes. Avevo già fatto in Do maggiore e siccome è in Mi bemolle l'originale, semplicemente Mi bemolle, ho spostato di un semitono. Non avevo pensato di farlo in Re maggiore più che in Do, no? E ho spostato la sesta corda a Re, essendo in Re maggiore, questa bellissima accordatura drop D, cioè solo il Mi abbassato a Re, usata pure nell'heavy metal, dalla musica del barocco del Seicento, c'è questa. Te la faccio ascoltare e è un video unicamente di fingerstyle per chi è appassionato di arrangiamenti. Questo è imperdibile, ti consiglio di scaricarlo. Sotto il video è già completo, quindi mi sono ispirato a un chitarrista di colore che ha fatto una versione stupenda. Ho creato la mia, te la faccio ascoltare e te la commento pure. Cioè, ci sono dei giri armonici di Re maggiore, vedi, fa così. Quinta eccedente, diminuito, sto pedale, qua fa il giro di armonico. C'è un semplice giro armonico di Re, come il giro di Do, però vedi come elaborando, questa è una sostituzione di accordo, dopo ci ritorno. Il bridge, altro turnaround, giro di Re. C'è il tremolo nello spartito, lo faccio io. È veramente da studiare, da confrontare con lo spartito del Real Book Smoke Get Your Eyes. A Paolo te lo consiglio con la sesta corda in Re, a Maurizio, a tanti miei seguaci.
chi è nuovo nel canale può sotto il video trovare lezioni per suonare con le dita, chi è intermedio due lezioni gratuite, chi è principiante può seguire la playlist principiante, te la inserisco sotto il video, sta nell'home page del canale sotto i video caricati. C'è fingerstyle da zero e quindi per chi è intermedio può scaricare questa tab e lo ringrazio, gliela consiglio come studio. Ovviamente sono state fatte sostituzioni, cioè il brano fa si minore e io ho usato fa diesis, ho sostituito sugli accordi costruiti sulla armonizzazione della scala di Re, cioè nei corsi di armonia spiego tutti gli accordi in tonalità che bisogna conoscere per fare queste cose, ma non sono complesse. Io ho sostituito un accordo per ottenere un suono migliore e vabbè, poi farò un video magari sulle sostituzioni che ho fatto qui. Qui ho fatto, se era in Do maggiore era Mi minore, Mi minore, Mi bemolle diminuito, Re minore, Do bemolle per andare a Do. È una tipica sostituzione diminuiti di tritono e che crea questo in Re maggiore. Nei dettagli in un video questa qua. Io ti ringrazio per essere stato con me. Iscriviti al sito se vuoi capirne di più, scaricare altri arrangiamenti gratuiti, altre lezioni di armonia, fingerstyle e noi ci sentiamo al prossimo video. Un saluto, ciao.